Beati i morti che muoiono nel Signore. Noi siamo già morti nel nostro battesimo. Il battesimo è il primo sepolcro dove muore l'uomo vecchio, erede di Adamo, uomo peccatore, seminatore di morte. E nel nostro battesimo per la prima volta ci è stato detto: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Il Signore ci ha già rinnovati per essere creature nuove a immagine di Gesù. Davanti a noi però c'è una seconda tomba, perché la nostra morte fisica, la nostra corruzione del corpo ci attende. E noi vogliamo viverla alla maniera di Giuseppe d'Arimatea, che prese il corpo di Gesù dalla croce e lo depose in un sepolcro che era nuovo, preparato per lui. Nessuno era mai entrato in quel sepolcro fino ad allora. Ed è veramente un sepolcro nuovo, perché lì un uomo, per la prima volta, muore di una morte diversa, che non è il salario del peccato, ma che è la consegna che Gesù fa di sé al Padre. Gesù muore dicendo: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E il Padre risponde a Gesù: ecco, io faccio una cosa nuova. La più grande novità per l'umanità è la risurrezione di Gesù nel suo vero corpo, il corpo morto che diventa un corpo che è trasfigurato di gloria. Se con Lui moriamo, con Lui anche risorgeremo. E Gesù trasfigurerà i nostri miseri corpi per renderli conformi al suo corpo glorioso. Ecco, questo è il cammino di noi cristiani, figli della risurrezione. Eppure anche tanto simili a quelle donne del mattino di Pasqua che sono andate alla tomba incerte e impaurite e che avevano il volto che guardava la terra, cioè che guardava ancora la tomba, piene di nostalgia per quel Gesù che avevano incontrato, amato, e che adesso ricordavano un po' all'indietro per quello che era successo tra loro. Però avevano il volto verso terra. Anche noi siamo un po' come queste donne, perché anche noi viviamo già nel mattino del primo giorno dopo il sabato. Gesù è il mattino di un'era nuova, che è quella della risurrezione, della vittoria sulla morte, sul dolore, sul male. Però noi siamo anche come queste donne ancora in questo breve sabato del tempo in cui c'è lamento, lutto, dolore, morte, affanno, conosciamo queste cose. E come le donne, noi oggi e in questi giorni ci siamo recati qui dal nostro Don Domenico, e abbiamo portato lacrime e abbiamo portato aromi, profumi. Quelle donne hanno portato profumi a Gesù per dire l'omaggio che il loro amore voleva riversare sul corpo di Gesù, che rimaneva per loro l'unico modo per avere ancora un contatto. Abbiamo portato a Don Domenico anche noi l'omaggio di qualche lacrima, di tanta gratitudine, di un affetto sincero. Don Domenico era un uomo cristiano prete. Don Domenico ha celebrato la liturgia del Tempio, la liturgia dei sacramenti, per lunghi anni in diverse comunità della nostra diocesi di Mantova. Era appassionato di arte, amava le cose belle e perciò anche il decoro della chiesa e delle celebrazioni. Ma poi lui ha celebrato una liturgia dopo la liturgia. Ha celebrato la liturgia, potremmo dire, laica, nel senso della liturgia in mezzo al popolo di Dio, in mezzo alla gente, una liturgia per strada, celebrata in occasioni che erano favorevoli per poter far sentire alla gente una vicinanza, una prossimità, una capacità di vedere il buono in tutti. Lo aiutava il carattere socievole, aperto, pronto alle battute, sapeva intrattenersi con tutti al di là di distinzioni, di bandiera, provenienza, sensibilità. In questi giorni mi ha raggiunto il messaggio di una persona della parrocchia ringraziando per il dono prezioso di Don Domenico e diceva così: era il don anche di quelli che non frequentano tanto la chiesa, ma allora veniva lui da noi, ha portato la chiesa fuori dalle sue mura, con il sorriso e la battuta pronta sapeva cogliere il buono che c'è in ciascuno di noi. Anche con i confratelli sacerdoti ha saputo essere vero fratello,
animatore della fraternità anche come vicario zonale, un uomo positivo che creava familiarità, non soggezione, che sapeva anche vedere un po' sdrammatizzando le cose difficili, preferiva magari sorridere piuttosto che arrivare a contrasti. Anche la malattia l'ha accolta con fede, ma anche con lo spirito di umorismo che dice la fede di un credente che vede che solo Dio è assoluto, tutto il resto è molto passeggero. Sapeva un po' ironizzare sulla sua malattia quando l'ho incontrato, ci siamo sentiti al telefono. Mi spiaceva di essere magari di peso rispetto ai fratelli, rispetto alla comunità, però sapeva anche tanto apprezzare il movimento di bene e di assistenza che si era creato intorno a lui. Ecco, però non ci fermiamo al ricordo del passato di Don Domenico, che profuma di tante cose belle. In questa liturgia, come le donne del mattino di Pasqua, accogliamo l'annuncio della risurrezione. Non cercate tra i morti colui che è vivo. Non cerchiamo Don Domenico solo nel passato, ma in questa Eucaristia, che è memoria del regno, memoria del futuro, vogliamo pensare Don Domenico nella luce di Dio, nella beatitudine dei santi. Ho visitato Don Domenico qualche ora prima che morisse e l'ho chiamato e lui ha aperto l'occhio, gli ho detto sono il vescovo Marco e lui ha fatto un cenno con il capo, ho detto qualche preghiera per lui, mi è rimasto il ricordo molto vivo di quando ha aperto quell'occhio alla chiamata. Di lì a poche ore apriva i suoi occhi per vedere colui che siede sul trono e che gli ha detto, ecco, io faccio nuove tutte le cose, adesso ti do una vita finalmente nuova, eterna, partecipe della gloria di Gesù. Vorrei proprio invitare tutti i cari parenti che vivono il dolore di questo momento, tanti amici e i parrocchiani, vorrei invitare tutti a pensare Don Domenico nella novità di Dio, vivo in Dio, erede dei beni eterni, cittadino della Gerusalemme nuova, questa sposa adorna, pronta per l'incontro con Cristo. Non cercate tra i morti chi vive, e perciò se non cerchiamo i morti nelle tombe, dove li troviamo? Cittadini della Gerusalemme nuova, la dimora di Dio con noi per sempre. E vorrei anche invitarvi a non pensare Don Domenico separato da voi, da noi. Lui amava dire che la comunità era per lui una sposa, e gli sposi sono fedeli, non si separano, vivono nella comunione profonda e sicuramente Don Domenico farà per ciascuno di voi, per le comunità, quello che nel Salmo abbiamo sentito dire, per i miei amici e per quelli della mia casa, i miei fratelli, chiederò il bene, intercederà per il cammino delle comunità. Cari fratelli e sorelle, la liturgia funebre di un sacerdote è un momento importante perché è un risveglio della fede. In nome di Don Domenico vorrei dirvi alcune cose che sicuramente lui adesso vuol fare arrivare al vostro cuore. E la prima è questa: abbiate sete di Dio. Anche se magari non siamo dei credenti perfetti, la sete di Dio gratuitamente ci farà trovare quell'acqua che ristora. E poi camminate insieme verso la casa del Signore, insieme, celebrando la liturgia dei sacramenti e celebrando la liturgia laica della strada, della vita quotidiana, dove la carità dell'altare diventa la carità spicciola fra di noi. E infine tanti ricorderanno il sorriso di Don Domenico che continua a sorriderci e ricorderanno anche il suo animo che sapeva essere leggero, non perché spensierato, ma perché nella gioia di Dio. Questo è il segreto. Anche quando le cose vanno un po' storte, quando ci sentiamo un po' sbagliati, sentiamo questa promessa di Dio che già è risuonata nel battesimo, che risuonerà il giorno della nostra morte, che risuona tutti i giorni, ecco io faccio nuove tutte le cose.